non è un prototipo, cioè una cosa ben più che ingegnerizzata. Magari dopo potete far vedere come funziona all'aperto. Nel frattempo vorrei ricordare a tutti gli inventor che abbiamo qui in sala che sopra Invitalia ha allestito un finanziamento, ha allestito uno stand, uno stand per insomma darvi consigli, qualche tipo di informazione. Siamo lì, quindi voglio dire, per chi vuole, sopra c'è lo stand. Andiamo avanti, c'è TripAway. Buonasera a tutti, io sono Giuseppe Fanelli della TripAway. TripAway che è lo strumento che ti permette di pianificare in totale autonomia il tuo percorso di visita culturale, ma anche il tuo percorso enogastronomico, la scoperta delle tante eccellenze, parlo di enogastronomia ma anche olio, cibo, vino che da noi sono molto diffusi. Prima di andare quindi a vedere le slide, quindi con TripAway organizzi il tuo percorso di visita in autonomia. I problemi sono la scarsità di portali, di applicazioni sul turismo enogastronomico, troppi siti, troppe app sul turismo, pochi che fanno riferimento concreto all'enogastronomia, all'enoturismo. Poi manca in sostanza un elemento che integri la cultura, la visita culturale con la scoperta anche dei processi produttivi delle tipicità locali. Situazione del mercato e della clientela. Su 60 milioni di food winers lovers nel mondo ci sono 920.000 di viaggiatori enogastronomici in Italia che attendono di trovare un'offerta veramente in grado di integrare cibo e cultura. Poi 18.000 agriturismi in Italia e poi 44 milioni di turisti culturali in Italia a fronte di quasi 6.000 beni culturali, 5.500. Soluzioni, aggregare quindi arte, storia, patrimonio artistico, archeologico e cibo, vino e offerta enogastronomica con la possibilità anche per il turista di recensire, di farsi promoter verso terzi. Il business model, come facciamo, TripAway fa i soldi, percentuali sui tour enogastronomici e sugli eventi organizzati dalle masserie, percentuali sulle vendite di pacchetti esperienziali delle agenzie e affiliazioni di birrifici, frantoi, coloro che vogliono promuoversi su un'unica piattaforma. Innovatività, cosa TripAway innova, destagionalizza, indica quale masseria apra le degustazioni alle visite, geolocalizza, cioè con la mappa tu trovi il bene culturale che vuoi visitare con tutte le informazioni anche in lingua straniera e l'audioguida, ma anche la masseria che vuole aprire al visitatore sia per il processo produttivo ma soprattutto per quanto concerne la degustazione del prodotto finale. Come funziona? Cerchi attività, quindi quale cosa vuoi visitare per tema, visita culturale, visita enogastronomica, scegli la masseria con la mappa, scegli la data, usa la card che ti permette di andare alla masseria convenzionato al museo e beneficiare di qualche sconto. Concorrenza, Google, TripAdvisor, Viaggiart, FastFabrest e TripAway. Cosa TripAway si distingue? Loro sono tutti bravissimi nel loro lavoro, Faberest, TripAdvisor, Google, però mancano della necessità di integrare la cultura, la visita culturale con l'esperienza enogastronomica. Entro il 2018 intendo lanciare la versione ufficiale. Piano finanziario, questo è un piano solo iniziale, parto dal piccolino, parto dal territorio della Puglia, della provincia di Bari, per poi aumentare anche gli investimenti e quindi anche i costi. Il team, come vedete, sono una persona sola, uno che ha solo ideato, ovviamente il lavoro si fa con la forza e ovviamente c'è bisogno di uno sviluppatore software che sappia anche lavorare con gli open data, della cultura, sviluppatore app, un digital PR marketing e un grafico. Grazie, con TripAway, viaggia, visita, mangia, Giuseppe Fanelli, grazie. Grazie. Okay. Quindi diciamo al momento c'è solo il concept. Sì, sì.
Non avete, diciamo, ancora sviluppato? Ok, ok. Diciamo, a tal proposito, diciamo, vorrei giusto, diciamo, ricordare una cosa che non ho menzionato prima, che nel nostro portale di Digiton ci sarà una nuova sezione a breve che si chiama Jobs, in cui le varie startup potranno pubblicare i loro annunci di lavoro retribuibili o in denaro oppure in equity. Quindi potrai mostrare il tuo progetto e cercare delle certamente coglierò l'occasione. Grazie. Grazie a voi, grazie a voi e a tutti.